La prima volta che un giocatore di Serie A viene a giocare ad Arezzo. Questo è un giocatore di Serie A slovacca, un playmaker che sostituirà il nostro Vincenzo De Bartolo, che era già stato un grande acquisto per lo scorso anno, che purtroppo non poteva essere con noi per la prossima stagione. E grazie a Massimiliano Milli, il nostro allenatore, che ha fatto un gran lavoro di ricerca di questi giocatori, per scelto o per fortuna, però insomma alla fine siamo riusciti a individuare questo giocatore, che ha una caratteristica fondamentale. Oltre al talento, il fatto che abbia 25 anni e che già sia un giocatore di Serie A importante, e che comunque lo scorso anno, tanto per spiegare bene la cosa, giocava con tre americani, insomma, non è facile giocare con questi calibri. E Branislav Pipiška, il primo colpo di mercato per l'Amesba in vista del campionato 2020-2021 di Serie C Gold. È un giocatore di squadra che si adegua ai sistemi, diciamo, di gioco, mette sempre la squadra prima rispetto alla sua individualità. Come punti di forza è un tiratore da tre punti, è uno che ha una buona mano dalla lunga distanza e gli piace anche difendere, quindi il suo contributo riteniamo sarà molto importante. Ecco. La società aretina si è così rinforzata con un playmaker proveniente dalla Serie A1 slovacca. È un desiderio che aveva già da un po' di lasciare la Slovacchia per fare un'esperienza fuori. L'Italia era in cima ai suoi desideri. Lui ovviamente ha detto che ha preso informazioni prima di accettare con noi e ritiene che Arezzo sia una città, una società molto seria, organizzata e di alto livello, e quindi ha accettato di buon grado anche velocemente. Ecco. A guidare la Serie C Gold sarà ancora una volta coach Massimiliano Milli. Mi inorgoglisce, perché Arezzo è una città che ama il basket, è una società ambiziosa, vivono per il basket, e quindi per un professionista che lavora con lo sport, trovarsi in queste condizioni è l'ideale. Ecco. Poi mi danno anche molte responsabilità, non solo a livello di prima squadra, di allenatore, ma anche come nella ricerca dei giocatori, nel settore giovanile, quindi mi sento molto coinvolto nel progetto Arezzo. Altra importante conferma per la prossima stagione è quella dell'ala bulgara Bojan Tenev, che ha deciso di restare alla SBA dopo l'ottimo rendimento dello scorso campionato, dunque un altro tassello del roster dell'Ame Scuola Basket in vista della stagione 2020-2021. Credo che noi saremo la prima società in Toscana a aver quasi tutto pronto. Probabilmente la prossima settimana presenteremo l'altro acquisto che dovremo fare, e che sostituirà l'altro purtroppo grande giocatore infortunato, Rodriguez. E quindi diciamo siamo quasi in dirittura d'arrivo. La nostra prospettiva sarà quella di sicuramente salvarsi subito, prima possibile. Dopodiché vedremo come sarà la storia. Vediamo. Non nascondo l'ambizione della nostra società di poter crescere, insomma, anche di categorie, però ovviamente questo è un po' difficile, perché dipende chi ti trovi di fronte. È stato un anno particolare per tutti, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico, quindi l'azienda ovviamente come tutte ne soffre, però allo stesso tempo non possiamo tirarci indietro e portare avanti il progetto che stiamo andando avanti da qualche tempo insieme al presidente Mauro Castelli e alla società SBA, quindi manterremo fede ai nostri impegni per andare sempre più forte in avanti e per far crescere questa squadra e questa società, sia a livello di prima squadra che a livello giovanile.